Poracci, bentornati o benvenuti sul mio canale. Oggi finalmente in questo video faremo l'unboxing più atteso di tutto l'anno, perché Amazon si è finalmente deciso a consegnarmi la 3D All Stars Collection. Oggi è 18 settembre, è effettivamente il giorno della release ufficiale, ma in realtà molti utenti hanno già iniziato a ricevere il gioco diversi giorni fa. C'è chi l'ha ricevuto già martedì, quindi con 3 giorni d'anticipo. Poco importa, più o meno saprete già tutti cosa contiene la confezione, ma vediamolo insieme. Questa è la copertina tripartita che abbiamo imparato a conoscere dai Direct di Nintendo. Purtroppo non c'è spazio per Galaxy 2, triangolo blu, ovvero edizione italiana. Vediamo cos'è riportato sul retro. Ci sono i 3 giochi in una raccolta stellare, 3 generazioni di titoli di Mario in 3D in un bundle molto speciale. Vedremo se c'è qualcosa di molto speciale. Vediamo appunto Super Mario 64, Sunshine e Galaxy. E poi c'è anche la precisazione che sarà disponibile all'interno della collection la raccolta delle colonne sonore. Parti per un viaggio musicale che ripercorre la storia 3D di Mario. Include colonne sonore riproducibili con il jukebox del software, permettendo di immergerti in 175 memorabili melodie in ogni momento e in qualsiasi luogo. Speriamo che sia migliore della colonna sonora presente sull'edizione del 25esimo anniversario. Presenta una grafica migliorata in HD e comandi ottimizzati per Nintendo Switch. Bene, immagini in 16 noni, anche se mi hanno fatto giustamente notare che questa immagine di presentazione di Super Mario 64 è effettivamente in 16 noni, quando poi il gioco è in 4 terzi. Vediamo quanto è celebrativa questa edizione limitata, scartando la confezione e vedendo cosa c'è al suo interno. Pronti? Cosa ci sarà? Un booklet? Un libretto? Un CD aggiuntivo? Non c'è assolutamente nulla se non un collage di immagini di gioco dei 3 capitoli e la schedina. Un'edizione poverissima che mette molta tristezza al collezionista che c'è in me. Di limitato non c'è assolutamente nulla, né di collezionistico. Andiamo a vedere però brevemente il menu di questa collection e vediamo se a livello di contenuti e di offerta Nintendo magari è stata in grado di sorprenderci. Alla Switch! Il filmato introduttivo riprende quello che abbiamo già visto nei trailer di presentazione e questo è il menu di selezione titolo. Ci sono i 3 giochi e le 3 colonne sonore con delle brevi descrizioni. Allora, il menu è molto elegante, devo dire. È interessante il fatto che ci sia la descrizione con il filmato che va avanti in background. Però anche qua la sensazione è che ci sia uno spazio vuoto incredibile, c'è una sensazione proprio di vuotezza. Poteva essere fatto molto di più, c'è un sacco di spazio libero. Se è questo tutto quello che c'è di più oltre i giochi, cioè solo questo menu di selezione, beh, è veramente poco. Veramente poco da una collection così importante, da un'occasione di celebrare un compleanno così fondamentale all'interno della storia del videogioco, mi aspetto di più. Un menu con curiosità, bozzetti, artwork, sulla storia approfondita di questi titoli, non certo un abstract di una decina di righe e basta. Con la lingua selezionabile, vediamo che per Super Mario 64 non c'è l'italiano, mentre per gli altri 2 titoli sì. Ma direi, prima di chiudere il video, facciamoci un attimo un giro sulle colonne sonore. Ok, allora, di positivo c'è che sono le colonne sonore nella loro interezza. Sì, in totale sono 175 brani. Allora, anche qua carino che ci sia una piccola descrizione introduttiva, il numero di tracce, la durata complessiva, ma hanno messo su un player dove non si può fare nulla, se non mettere pausa e avviare la riproduzione. Non si può andare avanti velocemente, non si può organizzare una playlist, non si può fare nulla. Anche questo player è di una scarnezza disarmante ed è un vero peccato. Perché, ripeto, da collezionista, ma anche semplicemente perché viene venduta come un'edizione limitata, celebrativa, a tempo limitato, tra l'altro ancora più grave, mi aspetterei una maggiore cura nel confezionamento. Purtroppo è andata così, speriamo che i giochi rendano decisamente meglio.
mi tufferò subito a provarli e sarò felice di darvi nei prossimi giorni una mia opinione su come è stata svolta questa operazione di remaster e se effettivamente questa collection tiene fede al suo nome e alla sua importanza storica. Poracci, per oggi è tutto, ci vediamo fra pochissimo in live per finire Super Mario Galaxy 2. Vi invito come al solito a lasciare un like e a iscrivervi al canale attivando la campanella delle notifiche se siete nuovi per essere sicuri di non perdervi i miei prossimi video. E direi che per oggi è tutto. Io sono il Poro Michele, video improvvisatissimo. Buon compleanno Mario, buona collection, poracci, ciao!